Il materiale necessario per realizzare questo calendario dell'avvento è dei sacchettini, ovviamente ve ne servono 24, delle etichette numerate fino a 24. Io ho acquistato anche queste mollettine molto carine per decorare ulteriormente i sacchettini, queste poi le potete riutilizzare gli anni successivi, e poi dolcetti, caramelle, regalini, qualsiasi cosa vogliate inserire dentro i sacchettini. Ovviamente poi vi serviranno dei fogli e dei colori per andare a scrivere i pensieri che volete inserire nei sacchettini. Faccio vedere un esempio dei pensierini che andrò ad inserire dentro il mio calendario. Per esempio, scrivo il numero 5, questo andrà nella casellina 5, nel sacchettino 5. Scrivo racconta un aneddoto divertente su un membro della tua famiglia. Vado a ritagliare il mio pensiero. Lo arrotolo per fare qualcosa di carino. Ci metto del nastrino per creare tipo una pergamena, così darà anche un po' di volume a questo sacchettino. Ecco qui. Lo vado ad inserire nel sacchettino e questo sarà il numero 5. Ho inserito la mia pergamena nel sacchettino, vado a chiudere il sacchettino, faccio due giri in modo da avere qualcosa sempre di molto carino visivamente, prendo l'adesivo con il numero 5 e lo vado a mettere sul mio sacchettino. Ed ecco qui un sacchettino pronto. E faccio così per tutti i numeri del calendario. Thank you.
Ed ecco qui il nostro calendario dell'avvento finito. Non vedo l'ora di vedere la reazione dei bambini quando apriranno tutti i sacchettini. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere sempre la notifica quando pubblichiamo nuovi video e mi raccomando, se vi interessano altri tutorial natalizi, andate a cercare la playlist che contiene tutti i tutorial del canale. Ciao!